Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdock. Sono io che vengo a prenderti. Dopo questa iniezione di fiducia anche per il nostro movimento, passiamo la parola e vediamo come si sviluppa il discorso e come si sta sviluppando in Sicilia. A te, Mariano. Allora, intanto grazie di averci invitato, perché siamo lusingati da questa cosa, perché ovviamente qualcuno dall'Italia ci guarda, almeno. Ed è una cosa strana, perché come siciliani essere guardati dall'Italia non è una cosa usuale. Come siciliani di solito si è guardati come una terra di mafia, terra di silenzi, di omertà, quindi farlo in Sicilia e farsi guardare dall'Italia è stata forse già una piccola paginetta di storia. Come siamo nati? Siamo nati perché ci siamo accorti che man mano che chiudevano le aziende in Sicilia, e chiudeva la mia, e chiudeva quella di Peppe, e chiudeva quella di qualcun altro, e comunque si va avanti così in questa catena dei disastri, ci siamo messi in moto per crearci un minimo di blocco di autodifesa, perché era la cosa più logica che venisse. Ci siamo chiesti che cosa fare e ci siamo messi a camminare lungo le strade della Sicilia. L'abbiamo fatto per anni, anzi c'è una cosa che Peppe ha fatto e io non l'ho fatta, perché già loro nel 2009 sono venuti a Roma con i trattori, quello che la racconterà lui. Io non l'ho fatta perché fra l'altro non l'avevo condivisa, perché mi sembrava, non lo so, e comunque era comunque un'azione coraggiosa. Di sicuro un'azione pesante, perché non è facile venire a Roma con i trattori, è molto costosa tra l'altro, e comunque c'è stato un percorso. Poi ci siamo incontrati, ci siamo visti, poi abbiamo fatto una selezione all'interno di un gruppo di persone che era abbastanza ampio, ma in cui c'erano molti fra quelli che, come tanti siciliani, probabilmente la sera venivano con noi a protestare nelle assemblee, e l'indomani mattina era un abbraccio col sistema. Abbiamo selezionato questa squadra, l'abbiamo costruita. Finalmente un bel giorno ci siamo sentiti con i pastori sardi, ci siamo sentiti, ci siamo dati un appuntamento, e quando è sorta l'occasione, che è stata quella della venuta ad Avola del ministro Romano, perché dopo due ministri veneti noi avevamo ormai la sfiducia, finalmente ce l'avevamo messa in testa che forse come siciliani, egoisticamente parlando, quando è arrivato il ministro Romano come siciliano, abbiamo detto può darsi che questo ci guarderà, almeno attenzionerà ai nostri problemi, perché avevamo visto Zaia guardare più alle quote latte, se vi ricordate, a risolvere quei problemi. Poi era arrivato Galan, che anche se non leghista, ma comunque sempre veneto, e io non ho nulla contro i veneti, per carità, però era stata una politica forse più nordista che meridionalista, anzi non era stata assolutamente una politica per l'Italia, era stata una politica per il nord. A quel punto ci siamo dati appuntamento con i pastori sardi, quindi Felice Flores e altri amici sono venuti a Laura, e lì è nato il Movimento dei Furconi. Il Movimento dei Furconi che ha continuato un lavoro che era già in atto, quello di toccare moltissimi punti della Sicilia. Io personalmente ho fatto 100.000 km, Peppe che è al centro della Sicilia, perché lui è a Caltanissetta, io sono ad Avola, in provincia di Siracusa, li ha fatti con me, ma voglio dire, forse per lui è stato più facile muoversi perché gli è venuto più vicino, ma comunque è stato un lavoro di cucitura, di semina vera e propria. Quello di dire a tanti siciliani che cosa fare, che cosa dobbiamo fare, perché non è la domanda, non era un discorso lungo da fare, come organizzarci, che cosa dobbiamo fare davanti a questo disastro, perché quando c'è un disastro ci si chiede, se nessuno li guarda, ci si chiede che cosa fare, nient'altro, non è che ci siano molte domande da farsi. Quando le aziende chiudono, l'occupazione finisce, non c'è molto da dire, ci si guarda in faccia, ci si guarda negli occhi e ci si organizza. Giorno 16 di gennaio del 2012 praticamente è scoppiata la bomba, perché voi non lo sapete, ma dal 16 al 20
nella prima settimana di sciopero dei blocchi stradali che ci sono stati in Sicilia, come avete visto a gennaio. Dal 16 al 20 in Sicilia c'erano circa 350, quasi 400 blocchi stradali, praticamente in Sicilia non si camminava, era impossibile girare in lungo e largo per la Sicilia, o almeno si girava, ma si girava con molte difficoltà, non lo sapeva nessuno, non lo sapeva nessuno, in Italia non era passata tranne che qualche notizia dalla Padania, guarda caso dal giornale della Padania, che ci ha messo in prima pagina il giorno 17. Ma in Italia non lo sapeva quasi nessuno. Perché non lo sapeva nessuno? Perché il sistema, il potere, la stampa, i media non ne volevano parlare, perché il potere politico ha detto di non parlarne, perché è così, guardate, non è, quando si è d'accordo non si è d'accordo perché ci si dice una cosa, perché si è d'accordo perché si fa parte di un sistema. Il potere politico in quei quattro giorni non aveva parlato, i media nazionali non avevano parlato, eppure in Sicilia c'era un terremoto, non se ne è accorto nessuno di voi, forse lo sa, ma è così. Perché nessuno voleva parlarne, perché c'era la paura che questa cosa si espandesse in Italia, la paura tremenda che questa cosa si espandesse in Italia. E noi di questo ci siamo accorti subito, tant'è che nei giorni poi a venire, quando si è cominciato a parlare di questa cosa, abbiamo avuto solo critiche, ci siamo accorti di essere mafiosi pure noi, ci siamo accorti di essere non in linea col potere, col sistema, e quindi siamo stati criticati da tutti. Ci siamo difesi però, ci siamo difesi, e ci siamo difesi a tal punto che siamo resistiti, ci siamo, oggi ci siamo ancora, tant'è che il giorno 6 di marzo abbiamo fatto un'altra manifestazione di risposta al silenzio che c'è stato in questo mese e mezzo. Una cosa, e apro la parentesi, Felice ha parlato del loro lavoro e quindi della loro realtà. Noi in Sicilia siamo partiti come agricoltori. Questo gruppo che ha cercato l'autodifesa era un gruppo di agricoltori, quindi che difendeva il proprio settore. Man mano che siamo andati avanti nel tempo, negli anni già 2011, inizio 2011, fine 2010-2011, molti commercianti, artigiani si sono resi conto che nella Sicilia, se muore l'agricoltura, muoiono tutti. Muoiono tutti, perché al di là di quei poi petrolchimici che sono Gela, Priolo, Milazzo, Termini Imerese, non c'è più niente, c'è quel poco di turismo che rimane, eppure abbiamo tante ricchezze, abbiamo il sole, abbiamo il turismo, avremmo le bellezze architettoniche, avremmo le eccellenze dell'agricoltura, abbiamo tantissime ricchezze, abbiamo il petrolio, abbiamo il gas, abbiamo il vento, il sole che oggi è un'energia alternativa. Però siamo una terra abbandonata, stiamo per diventare un deserto, stiamo per diventare un deserto. E allora molti artigiani, commercianti si sono resi conto che se muore l'agricoltura moriamo tutti, e si sono messi con noi, si sono avvicinati, ci hanno chiesto di partecipare alle assemblee, e poi si sono avvicinati anche pochi, ma alcuni intellettuali, si sono avvicinati gli ingegneri che chiudono gli studi, si sono avvicinati architetti che hanno chiuso studi professionali, qualche avvocato che comincia ad avvicinarsi per capire, molti sicilianisti, di quelli che sono affezionati allo statuto della Sicilia di cui ora magari parliamo, si sono avvicinati già prima, e allora non è diventata più una vertenza di settore, è diventata una vertenza dei siciliani. Ecco perché il momento dei forconi, veramente, come diceva Flores, io questa battuta me l'ha fregata, perché gli ho detto Felice, quando ci siamo parlati per telefono, gli ho detto ora mettiamo la freccia e creiamo il piede dell'acceleratore, gli passiamo. Perché, e vi sorpassiamo, perché praticamente è diventata una vertenza dei siciliani, ma che somiglia moltissimo alla vertenza che possono fare benissimo gli emiliani, i toscani, gli umbri. Cioè noi siamo passati da tasse, dobbiamo pagare, nessuno ci guarda, si firma oggi la ratifica del libero scambio col Marocco, che è la morte, la decretazione di morte dell'agricoltura nazionale, non siciliana, nazionale. Perché tutto questo che ci viene addosso, io mi chiedo perché devo pagare le tasse in Italia, perché devo essere un cittadino europeo? Io non lo sono se nessuno mi difende. Se nessuno mi difende, io non divento un cittadino europeo, io sono, voglio non essere un cittadino europeo, io voglio essere un cittadino italiano, ma si chiama da quello che vuole. Non ha alcun senso dirsi che siamo europei quando l'Europa ti mette da parte. Perché guardate, la ratifica al libero scambio col Marocco
non è come quello che fu anni fa il passaggio, lo scambio fra macchine agricole che fece Susanna Agnelli, fra macchine agricole e prodotti agricoli, non è quello. Ormai qui c'è, nella globalizzazione in cui siamo, in cui viviamo, scellerata così come è stata pensata, perché è scellerata veramente, perché noi avremo un ventennio di lotte, noi avremo un ventennio di rivoluzioni davanti, non abbiamo altro, questo è sicuro. Guardate, che vogliamo o no, noi abbiamo davanti obbligatoriamente un ventennio di lotte, di guerre, perché già è in atto una guerra economica, e la guerra economica sapete che cos'è? Il voto del libero scambio col Marocco non è altro che la Francia che decide di fare, perché in Marocco si parla francese, la Francia va a produrre il Marocco oggi, la Francia andrà a produrre il Marocco a 4 euro al giorno, e non hanno minimamente detto questi governi del nord Europa che hanno firmato il trattato al libero scambio col Marocco, non hanno assolutamente invitato, almeno invitato i governi del nord Africa a dire elevate i salari in Marocco, in Algeria, in Tunisia, così facciamo due cose, facciamo uno scambio alla pari, una concorrenza alla pari, e facciamo due cose, e fermiamo l'emigrazione in Europa, lavorate lì, perché siete nei vostri paesi, lavorate lì, nessuno l'ha detto, eppure io ho letto le dichiarazioni di Deborah Serracchiani che dice dobbiamo dare solidarietà a questi paesi perché hanno lottato per la loro libertà, sì è verissimo, ma bisogna dire però che questi paesi hanno lottato per la libertà, però è anche vero che bisogna dare delle regole anche lì, perché se non abbiamo le regole per la globalizzazione, almeno diamoci delle regole per quanto ci concerne, cioè noi questi, allora la verità è una, guardate, io l'ho dedotta da queste dichiarazioni, lo sono andato a leggere attentamente questa dichiarazione di alcuni che hanno votato, il PD ha votato 30 o 35 deputati, hanno votato sì al libero scambio con Marocco, non sanno nemmeno perché l'hanno fatto, guardate, sono ignoranti. Sono ignoranti, questi non sanno nemmeno che cosa hanno firmato, ne sono sicuro, perché mi piacerebbe dire, scusate, ma come si fa a non dire che noi non possiamo più fare, non possiamo più combattere con questi paesi che producono a prezzi che sono un decimo, un ventesimo del nostro, come si fa? E noi che facciamo? E noi che facciamo? Perché dovremmo pagare le tasse in Italia? Vi date un motivo per pagare le tasse in Italia? Vi date un motivo perché dobbiamo rimanere in Europa? Dateci un motivo per cui dovremmo difendere l'euro. Uno, dateci un motivo. Perché? Allora noi abbiamo una classe politica ignorante che ci porta poi ad un discorso, perché andiamo lontano, io voglio sintetizzare al massimo, ma credo che ci sarebbe da stare qui ore e ore, perché tutto questo perché accade? Accade perché non decidiamo noi chi deve andare a Bruxelles, chi deve andare a Roma, chi deve andare a Palermo, non lo decidiamo noi. Questa è oggi, non è una democrazia, amici miei, perché e non è più un problema. Io mi rendo conto di avere molti qua dentro che sono di sinistra, perdonateci, io non sono né di sinistra né di destra, non mi riconosco più nessuno. Io non mi riconosco più nessuno perché non ci sono modelli oggi, modelli che sono la verità, non c'è più un modello che è la verità, qui c'è un modello che per i prossimi 20-30 anni non va guardato dalla destra o dalla sinistra, qui va guardato dal buonsenso, questo è il partito che mi piace di più, e il buonsenso mi dice che non è possibile che in Italia ci sia un'ingiustizia sociale che è così forte, qui in Italia c'è un'ingiustizia sociale che è tremenda, è bestiale, qui c'è in Italia oggi c'è un Monti che tassa un pensionato da 400 euro e c'è il signor Giuliano Amato che prende 32.000 euro al mese, ma di cosa stiamo parlando? Qui c'è bisogno del movimento dei forconi, perché nasce, perché sorpassa il movimento dei forconi e sorpassa il movimento dei pastori sardi? Per un motivo molto semplice, perché se prendiamo da questo punto di vista la tematica, ma noi troviamo proseliti in Toscana, in Italia, forse anche in Europa, voglio dire, ma tant'è vero che è successo questo. Ma è successo questo perché in Italia c'è un bisogno stratosferico di un'alternativa politica, c'è bisogno di un'alternativa politica, qui non si può più andare avanti ancora oggi con Berlusconi e Bersani, Berlusconi ha berlusconizzato tutto l'arco costituzionale, da Vendola a Berlusconizzato vuol dire che se io ascolto Bersani che dice facciamo la legge elettorale, la devono cambiare la legge elettorale, vedrete, la cambieranno sì, ma la cambieranno come? Che l'80% dei deputati decideranno loro come si chiama e come non si chiama, e che democrazia è? Noi che cosa stiamo parlando? Qui c'è da uscire fuori, ecco perché i movimenti, amici, io vi dico una cosa,
Purtroppo per fare la guerra a questo sistema c'è bisogno del popolo, c'è bisogno dell'esercito, di uomini che non vanno guardati, e lì dissendiamo, vedi, lì non dissendiamo, diciamo, noi abbiamo fatto una tragedia, non ci siamo chiesti, non abbiamo chiesto al movimento Tizio Caio di partecipare con noi, no, assolutamente, come non chiediamo a voi di partecipare con noi, noi vi chiediamo di far uscire le vittime di questo sistema da casa. Noi qui siamo 50, 100, qui dovremmo essere 100 milioni, 30 milioni di uomini, perché qui 30 milioni di uomini hanno la voglia di cambiare le facce, hanno, non ne possono più di Berlusconi, di Bersani, ma poi di questa sinistra, lo dico a uomini di sinistra che sono qua dentro, di questa sinistra, ma di che cosa parlano questi quando dicono che vogliono fare una legge elettorale insieme a Berlusconi? Mi viene una pelle d'oca, perché questi vogliono tenere l'Italia sotto scacco, vogliono mantenere la dittatura, il regime degli anni 2010-11, questa è la verità. E allora noi abbiamo due difetti, abbiamo una democrazia dei nominati e abbiamo una democrazia di un governo che è stato nominato dal Presidente della Repubblica, che fino a qualche mese fa, onestamente, io stimavo, perché io ho detto in qualche occasione, è l'unico baluardo che ci è rimasto. Ora, ma con chi stiamo parlando oggi quando tu mi fai un colpo di Stato vero e proprio? Chi ha deciso? Chi ha deciso che deve fare Monti il governo dell'Italia? Chi ha deciso, per esempio, che questo programma elettorale a noi sta bene? Qui oggi, se non paghi una bolletta di Equitalia qui in Toscana, noi si chiama Sette, da noi si chiama Sette, se non paghi una bolletta di Equitalia, ti tolgono la casa. Lo chiamate democrazia questa? Se in quattro giorni in Sicilia non succede nulla e non lo sa nessuno, voi la chiamate democrazia? Se c'è la stampa asservita al potere che non vuole parlare di quello che accade, di quello che accade, non di cose magari che sono opinioni oppure di qualche conferenza stampa oppure di una riunione magari di 20 persone, no, qui stiamo parlando di una cosa che coinvolgeva 5 milioni e mezzo di siciliani che erano fermi lì e nessuno ci ha chiesto perché, ci hanno solo condannato, ma nessuno si è chiesto perché accadeva tutto quello. Ora, quando ci dicono, noi abbiamo chiesto per esempio fra tutto la defiscalizzazione dei carburanti, perché? Noi abbiamo uno statuto che si chiama lo statuto siciliano, che ci permetterebbe, perdonateci, non è una cosa egoistica siciliana nostra, però noi a Gela e a Priolo e a Milazzo, lasciamo perdere il termine medese magari, ma è la stessa cosa quasi, però Gela, Priolo e Milazzo emettono fumi nell'aria che fanno sì che dalle nostre parti i bambini malformati, i tumori, qui c'è un disastro ambientale che è immane. Pensate solo che un signore che ha fatto un buco sul terreno per cercare qualche litro d'acqua ha trovato benzina, storia di qualche anno fa, vero? Non è una barzelletta, ha trovato qualche infiltrazione di scarichi, non lo so, voglio dire, questo è un disastro ambientale senza precedenti. Noi abbiamo avuto il ministro Prestigiacomo all'ambiente che è di Siracusa a qualche chilometro da Priolo, nei polmoni, io l'ho detto l'altra sera a Priolo, nei polmoni della Prestigiacomo c'è il fumo delle ciminiere di Priolo. Se io brucio un sacchetto di plastica in campagna da me, a qualche chilometro da Priolo, mi arriva l'elicottero della forestale. Questi signori immettono tonnellate di fumo e di veleni nell'aria e nessuno dice niente. Che sistema è? Che sistema è? Qui c'è da rifare tutto. C'è da rifare tutto. Qui c'è da rifare l'Italia. E per rifare l'Italia tutti questi signori devono andare via, ma devono andare via, la cosa troppo semplice da dire, troppo populista, troppo demagoga, troppo demagoga, ci dicono che siamo demagogi, populisti, vero, sì è vero, ma non ne possiamo più di questa gente, e di destra e di sinistra, guardate, no, io non faccio distinzione, perché guardate, la sinistra che non dice, la persona più seria che c'è al Parlamento, o che c'è stata al Parlamento, e che non dice, è già un danno per l'Italia. Perché il Bertinotti che va a fare il Presidente della Camera, parliamoci chiaro, bravo, è un altro Berlusconi, quindi ci scambiamo di lui, perché non può rispondere a tavola ad una manifestazione, a tavola al cinema, che risponde Bertinotti, risponde una cosa, Bertinotti risponde, se non mi danno questo è solo per vivere, perché io devo vivere, con 20.000 euro al mese devi vivere, uno di sinistra, uno di sinistra, ma ha risposto così, è andato a vedere i giornali, sono su YouTube. Voglio dire, queste sono le risposte degli uomini di sinistra, di una volta. I sindacati, mi viene da ridere a vedere Vangeletti, Bonanno e la Camusso, mi viene da ridere, anzi da piangere, perché qui c'era una classe operaia che andava a difesa, io vengo da Avola, 1968, 2 dicembre del 68 sono morte due persone ad Avola, io sono di Avola,
E pensare che oggi questi sindacati a tavola difendono le aziende, questo è il discorso di questi giorni, difendono le aziende che mettono in regola gli operai. Sapete che sono quelle aziende? Quelle aziende sono iscritte alla CEA, sono uno il vicepresidente di Confagricoltura Nazionale, si chiama Giardina, e difendono le aziende il cui proprietario è uno, è il vicepresidente della CEA nazionale. Questi signori fanno nei nostri territori, fanno il taroccamento dei prodotti. Significa che prendono i limoni dell'Argentina e li fanno diventare Feminello Siracusano, e li vendono a voi della Toscana come Feminello Siracusano, come limoni siracusani. Questa è la bravissima gente che mette in regola gli operai a 40 euro al giorno, magari li fa lavorare, ma diciamo così, in condizioni un po' più pesante del normale, non è una storia difficile, comunque voglio dire, non è proprio pesante sotto questo punto di vista. Il pesante è che in quella terra il taroccamento uccide l'occupazione di migliaia di persone, perché è vero che sono 300-400 operai in quell'azienda, ma l'occupazione viene distrutta dal fatto che quel proprietario che è difeso dai sindacati uccide un territorio perché tarocca prodotti. Significa che se tu prendi i comuni dall'Argentina e non fai vendere quelli siciliani, per dire siciliani come potrebbero essere calabresi, come potrebbero essere campani o pugliesi, se tu uccidi quel territorio, uccidi l'occupazione del territorio, e questo sta accadendo, eppure i sindacati difendono queste aziende, cioè qui siamo nello stravolgimento di una realtà, di una logica delle cose che ormai è paurosa. E perché? Perché i sindacati ormai sono stipendiati, fanno parte del sistema. Le associazioni di categorie col potere politico vanno a braccetto con la Chiesa, la Coldiretti che va a braccetto con la Chiesa berlusconiana, però, quella di Bagnasco di Bertone, che pensa bene, di mandare un milione a Genova per gli alluminati. Io mischio un po' tutte cose, però è così, io perché vi ho detto vorrei, io piacerebbe stare qui tutta la giornata a parlare. Bagnasco che manda per l'alluvione di Genova un milione di euro e non pensa che a Barcellona e Giambrieri sono morti allo stesso persona, ma riprende dall'8 per 1000 che ha pagato pure il cittadino di Giambrieri e di Barcellona. È una cosa troppo eclatante. Io mi ricordo che il signore in un tavolo divise pani e pesci, magari c'era Giuda al tavolo, però divise pani e pesci a tutti uguali, quindi non credo che... Ecco perché il sistema va rifatto, c'è bisogno, amici miei, c'è bisogno che ci mettiamo tutti in moto per distruggere questo sistema, e c'è bisogno di un esercito, c'è poco da fare, c'è bisogno di un esercito di persone stanche di questo sistema. Io credo che gli italiani stanchi del sistema siano moltissimi, e noi questo abbiamo fatto in Sicilia, e siamo contenti, sapete perché? Perché quello che è accaduto, ripeto, dalla Sicilia, che si fa guardare dall'Italia per ritorno all'inizio, è una cosa meravigliosa, che noi siamo da esempio per i toscani che ci invitano. Mai mi pare che i toscani abbiano invitato i siciliani, mi pare che i siciliani sono stati sempre guardati in un certo modo. Oggi che i siciliani ci guardino per chiedere a noi come avete fatto è una cosa alquanto strana, però è bella, mi piace, però mi piace, perché mi piacerebbe, anzi ci piacerebbe veramente che tutti su questa strada potessimo fare un cammino insieme, però ovviamente c'è molto da lavorare, c'è molto da costruire, e soprattutto c'è molto da conquistare. Soprattutto quello che c'è da conquistare è la mente degli italiani, perché la mente degli italiani ormai è distrutta da 20 anni di lavaggio mentale fatto dalle televisioni di Berlusconi e dal sistema.